un sardo, un bresciano, un brianzolo e un lombardo. Brianzolo di origine papà, sarda. Gran partenza all'esterno del Giappone e adesso parte Jacobs. Giappone fuori. Giappone sbaglia, Jacobs scappa via, non ha il punto di riferimento, andare, ottimo! Oh, 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 oh. Ottimo, attenzione, sta per succedere una cosa, Gran Bretagna all'interno, Gran Bretagna, Cina, ho schiacciato il cambio dell'Italia, lo prende Gran Bretagna, Italia, Gran Bretagna, Italia, Cina, Gran Bretagna, Italia, Cina, Italia, 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 37 e mezzo, Italia, 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 37 e mezzo, non è febbre, è febbrone da cavallo, è febbrone da cavallo, aspettiamo, 37,50, quel cambio sensazionale, ma quanti piedi, lo sapevo che lo prendeva, quanti piedi ha preso, 50 piedi, che meraviglia, ed è riuscito a prenderlo, ecco Italia, Italia la medaglia d'oro, vince con 37,50, un centesimo sulla Gran Bretagna, Italia abbiamo d'oro, vinto tutto, Lamont Marcel Jacobs, alle Olimpiadi, hai vinto i 100, con Berruti e Mennea, la 4%, grandiosi, Filippo Tortu in lacrime, ha portato a casa il testimone, bravi, bravo, formidabili, Filippo, Lorenzo grande, Patta bravi in tutti, prima frazione, un sensazionale rettilineo opposto per Lamont Marcel Jacobs, è partito con 50 piedi, sto esagerando ovviamente, Fausto De Salu, l'ha preso Marcel, avrebbe preso chiunque, è arrivato terzo il Canada. 5 ore, incredibile. Cosa incredibile, l'oro che permette a un paese di potersi dire siamo la scuola della velocità. Non poteva e non era accaduto ai tempi di Carlo Vittori con Pietro Mennea e c'era anche Stefano Tilli in diverse frazioni di quel tipo. Lacrime per Filippo Tortu. Italia di 37 bravo Filippo, bravo Filippo, e 50. Bravo Filippo.